Prepariamo i sofficiotti. Per iniziare, in un tegame versiamo l'acqua. Aggiungiamo il burro a pezzettini e mettiamo il tegame sul fuoco finché l'acqua arriverà a bollore. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Senza levare la pentola dal fuoco, aggiungiamo tutta insieme la farina e mescoliamo energicamente con un mestolo di legno finché si staccherà bene dai bordi. Trasferiamo l'impasto in un piano da lavoro e cominciamo a lavorare con le mani. State attenti perché sarà caldo, potete lasciarlo intiepidire un po', io preferisco lavorarlo da caldo perché ho una resa migliore.
Ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, lo lasciamo raffreddare coperto, poi lo lavoriamo un po' con le mani, proprio qualche secondo, e iniziamo a stenderlo con il mattarello. In questo caso è tanto, quindi lo divido in due parti. Ho visto che c'erano un paio di grumi di farina e quindi li ho tolti. È una cosa che può capitare, soprattutto quando se ne fa una dose maggiore. Nel mio caso è mezzo chilo di farina, quindi si è un po' magari creato qualche grumo, ma si tolgono facilmente poi quando sono proprio un paio. Quindi stendiamo bene il composto e otteniamo con un coppapasta i cerchi. Dopo aver steso a circa mezzo centimetro l'impasto, ricaviamo con un coppapasta a 10 cm i vari cerchi. Io preferisco fare così, stenderla a mezzo centimetro e ricavare i cerchi, che poi stenderò nuovamente ottenendo uno strato molto sottile di circa 2 mm. In questo modo verranno più grandi e con l'impasto più sottile. Se voi volete, potete ottenere direttamente dall'impasto principale uno strato di 2 mm e ricavare poi con il coppapasta i vari cerchi. Ovviamente, avendo un diametro di 10 cm, saranno più piccolini di quelli che vedrete fare da me, che, come vedrete adesso, stenderò e allargherò. Considerate che il diametro passerà a circa 12 cm. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. Adesso possiamo farcire ogni disco. Una delle nostre versioni preferite è polpa di pomodoro e un bel pezzo di mozzarella per pizza o scamorza, un pizzico di origano, e sigilliamo bene il tutto, pizzicando bene tutti i bordi. Abbondate con il condimento, ma non esagerate, perché altrimenti esce dalla parte in cui appunto uniamo. Io poi rifilo tutto con il bordo del coppapasta per non avere molto impasto senza condimento. Pizzicate bene i bordi, in questo modo si sigilleranno benissimo, soprattutto se poi scegliete la versione fritta. Quindi questa è una versione. L'altra versione, ecco, allarghiamo sempre il disco, che originariamente ha uno spessore di 5 mm, lo portiamo a circa 2 mm e da un diametro di 10 arriva a un 12-13. Sempre mozzarella per pizza o scamorza e del prosciutto cotto. Anche in questo caso richiudiamo, non abbiamo la polpa di pomodoro, quindi è più facile da maneggiare e da chiudere, pizzicando sempre bene i bordi, e poi, se volete come me, rifilate in modo da avere un bordo uniforme e senza esagerare con la parte in cui non c'è condimento. E procedete così per tutto l'impasto. Come vedete, io mi sono portata avanti così. Adesso passiamo alla panatura. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità. La panatura è uova e un po' di latte. Ma vi do anche un'alternativa, in cui potete fare una pastella di acqua e farina e passarli appunto prima nella pastella e poi nel pan grattato, quindi sostituire la pastella all'uovo. In entrambe le versioni le cotture possono essere sia al forno che il classico fritto.
Quindi ogni mezzaluna andrà passata prima nell'uovo o, per chi ha scelto la pastella, nella pastella e poi nel pan grattato, per poi essere messi o in teglia con un filo d'olio a 180 gradi per circa 12 minuti o fino a doratura. Questo dipende molto dal forno e vi consiglio di usare un forno statico e non ventilato, perché tende a seccare le estremità. Il tempo varia dai 12 ai 15 minuti a forno preriscaldato, altrimenti in olio bollente potete friggerli. Se ne avete fatti tanti, come nel mio caso, da questo momento in cui saranno panati potete metterli su dei vassoi in freezer. Quando saranno completamente congelati, imbustarli e utilizzarli al momento, direttamente congelati, sia che avete scelto la frittura, sia che avete scelto la cottura in forno. La cottura in forno avrà una variazione sempre di un paio di minuti. La ricetta completa la trovi nel link nell'info box sotto il video. Ricorda di iscriverti al nostro canale e di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle novità.